Ma adesso i tempi così precisi, innanzitutto dovremo vedere avere la risposta del Ministro sul piano finanziario, perché i 49 milioni non sono uno scherzo, molti di questi sono fondi statali e quindi riconfermare queste risorse ci permetterà di mettere in cammino tutto il percorso. Quindi poi lì dentro definiremo anche i tempi precisi dei vari passaggi. Abbiamo fatto tanti incontri in questi mesi proprio con l'obiettivo di ricucire quello che era stato uno strappo determinato forse da una non chiara volontà rispetto a quello che si andava realizzando. Abbiamo ricostruito la fiducia, abbiamo discusso di varie ipotesi, approfondite tutte, questa è quella che trova tutti quanti d'accordo, ha la forza comunicativa di una struttura per la parte dell'infanzia, a sé stante, quindi identitaria, che recupera un'identità e una storia, ma dall'altra parte una piena integrazione con la grande struttura di Torrette che mette a disposizione servizi che garantiscono la qualità a chi si rivolge a questo impianto. Quindi un impianto che da un punto di vista strutturale, distributivo, architettonico corrisponde a restituire a Salesi grande forza in termini di comunicazione e modernità nella struttura e quel legame con Torrette che è quello che tutti quanti si aspettavano in termini di qualità e sicurezza dei servizi. Sì, ci troviamo sul campo ovviamente questa questione che è un momento direi molto impegnativo, però segna anche il fatto che all'interno del Servizio Sanitario Marchigiano c'è un momento di grande novità, ecco, il fatto che si riporta a norma il rapporto fra la qualità e la quantità delle prestazioni, in particolare le prestazioni che riguardano il percorso delle nascite, il fatto che si riporta quindi complessivamente il sistema verso una dimensione di sostenibilità anche dal punto di vista direi dell'efficacia pratica. Quindi noi faremo la nostra parte per quanto riguarda l'hub regionale nel ridefinire le funzioni che attualmente sono localizzate all'interno del presidio monospecialistico Salesi, facendo in modo che quello che è stato un brand che nel passato ha rappresentato tantissimo per la nostra città, per la nostra regione, conosciuto anche all'esterno, il brand Salesi, possa riprendere fiato e vigore nell'interesse appunto dei cittadini che ricercano una risposta.